con Le case degli altri bambini di Luca Tortolini e Claudia Palmarucci. Solo che non sono riuscita ad arrivarci. Però vi voglio parlare di questo libro che sempre ha dell'orecchio acerbo e parla di Carlotta, che è una principessa rosa, con il suo vestito rosa, il suo armadio rosa, pieno di vestiti rosa, ma Carlotta voleva fare altre cose, era stufa del rosa, voleva vestire rosso, verde, giallo, viola, non avere alcuna voglia di baciare Rospi perché non voleva sposare il principe azzurro. E si domandava per quale motivo non esistevano principesse che solcassero i mari o che salvassero il principe da un lupo. Voleva proprio cacciare i draghi e volare in mongolfiera. Ecco, in Spagna è stato scelto questo libro dalla riforma dell'infanzia del governo spagnolo proprio per lavorare con i bambini e le bambine nelle scuole e sulla percezione individuale dei propri diritti. È una cosa importante questa, perché comunque è anche un libro che pare, è uno dei libri della classifica dei libri sessisti, dove non c'è un libro sia per uomo che per donna. È un libro dove si può ragionare anche più livelli di lettura, perché parla anche dell'uguaglianza e degli stereotipi e per avere più opportunità. Vado molto veloce, ma c'erano un sacco di libri in fiera. L'unica cosa che posso dire è che mi sono molto arrabbiata, perché una fiera che non pensavo che fosse solo per gli addetti è costata 35 euro. Comunque sì. Ne parleremo. No, hai fatto bene a sottolinearlo, mi unisco alla tua civile protesta perché è davvero una cifra esorbitante, soprattutto per le maestre che comunque... sono legate a questa fiera, un momento di documentazione, anche di educazione a un diverso modo di stare in classe e di comunicare con i propri bambini. Vai. L'ultimo libro di cui vi volevo parlare è Il nonno smemorato. È un libro molto dolce, carino, e affronta un tema delicato e doloroso come l'Alzheimer. Silvia Roncaglia l'ha appena ripubblicato da Ega Edizioni del gruppo Abele ed è illustrato da gente che non conosco, che si chiama Desiderio Guicciardini. Un libro che aiuta i bambini a dare un nome a una malattia stramba che si porta via le persone che conosciamo e ce le fa vedere diverse da quello che ci ricordiamo. Perché comunque l'Alzheimer arriva all'improvviso, sembra che non sia niente, il nonno o la nonna sono un pochino strani e poi sono tutte queste cose. E è molto bello, della Silvia Roncaglia. E poi vi volevo dire una cosa sulla noia che ho trovato su un quotidiano ieri mentre ero in edizione. E parla proprio di uffa che noia, così si impara a riscoprire la meraviglia. E noi diamo sempre troppo impegno ai nostri bambini. Io parlo anche come educatrice, vedo i miei bambini che un giorno hanno la palestra, nonostante siano piccoli, un giorno musica, un giorno nuoto. Lasciamoli liberi di annoiarsi, perché comunque la noia li aiuta a essere in contatto con le proprie emozioni e anche di scoprire un po' il che cosa fare da soli, perché comunque c'è bisogno di farli giocare da soli. Non sanno più giocare da soli, non sanno meravigliarsi molto e non sanno comunque anticipare un gioco senza che non sia una cosa guidata. Perciò, credo pensiamoci. Credo che tu abbia ragione. Prima parlavi dei diritti dei bambini a proposito della Spagna, del governo spagnolo. Beh, magari un giorno questo diritto alla noia potrebbe entrare a far parte della breve lista dei diritti fondamentali proprio a partire dalla condizione dell'infanzia. Perché noia, appunto, è un termine che ha assunto ormai un valore negativo. In realtà è quel diritto alla solitudine, alla riflessione, che comunque tempo speso bene.
soprattutto quando si è molto giovani e con il cervello ancora in allenamento. E allora bisogna, questo diritto bisogna tornare ad attribuirlo, cercando di rompere un po' questa mania dei genitori di voler far fare sempre qualche cosa ai propri bambini. Sì. Sono d'accordo, infatti, perché comunque non è proprio scritto da nessuna parte che il bambino debba avere una giornata piena. Si può andare al parco a giocare, si può scoprire un fiore, si può scoprire una coccinella, oppure stare sdraiati a scoprire le nuvole. Adesso non mi ricordo, ma tempo fa in vacanza avevo letto un libro proprio, perché a me piace mettermi a pancia in su quando posso guardare il cielo con le nuvole che passano, e c'è proprio un libro che raccontava che ogni nuvola ha un suo perché, un suo significato. Se lo trovo nella libreria me ne parlo volentieri. E annoiamoci, è il mio augurio per il prossimo 1° maggio. mi sembra un'ottima chiusura questa. Grazie Rossana di questo intervento, quindi a risentirci tra 15 giorni, non ci sarà nessuna pausa e quindi ti avremo regolarmente tra 2 settimane. Buongiorno e a presto. Grazie a tutti, ciao. You're following, but I can't hear your praise, not making sense. I just wanna be adored, taken along. I can't seem to grasp deeper meanings, so I fall silent. I pretend to be thinking real hard. I pretend to be someone who's in control. Yeah.
con l'episodio di oggi vorrei segnalare un fenomeno sempre più diffuso. È quello dei furbetti che bussano le porte dei commercianti e promettono strabilianti risultati nelle ricerche su Google. C'è da fare attenzione, perché spesso il raggiro è dietro l'angolo. Io sono Fulvio Iulita e questo è Web Marketing Club. Web Marketing Club. Tecnologie, strategie, consigli. Io dico che sia legittimo che dove c'è un bisogno, più o meno latente, ci sia qualcuno che si offra di soddisfarlo. E quello è il mestiere di chi vende, l'offrirsi a risolvere un problema. Ciò che non è lecito è però che qualcuno approfitti dell'ignoranza delle persone per piazzare il proprio servizio. Quella cosa si chiama truffa. Non mi faccio problemi a chiamare così quel fenomeno crescente di farabutti che bussano le porte delle imprese presentandosi come coloro che parlano a nome di Google. Arrivano e mostrano alla vittima di turno numeri, grafici, dati che dimostrano la scarsa presenza della sua attività sui motori di ricerca, i limiti del suo sito internet, il danno commerciale che quella situazione rappresenta. È inutile dire che la soluzione al problema è a portata di mano, ovvero è lì scritta, nero su bianco tra le pagine di un contratto a cui è sufficiente mettere una firma, perché questa è la logica. Io ne ho incontrati personalmente più di uno di questi personaggi, addirittura uno nell'ufficio di un mio cliente. Con un fogliettino triste in mano era lì che snocciolava i dati di un report di non so quale check avesse fatto al sito internet. Ecco, diceva cose del tipo: vede signore, è scritto qui, il suo sito non è mobile. Così diceva. Traduco: il suo sito internet non ha una versione adatta ad essere visualizzata sugli smartphone e di conseguenza è penalizzato nei risultati di ricerca. In quell'occasione ho potuto smascherare il tentativo estraendo il mio smartphone dalla tasca e mostrando a quell'imbroglione il sito internet del mio cliente. Era visibilmente allineato agli standard che piacciono a Google. Però mi chiedo quanti ignari commercianti si sarebbero fatti abbindolare e magari senza capire che cosa il truffatore proponesse per risolvere il problema. Poi, tempo fa, ho scoperto un'altra forma di raggiro. Stavo mostrando in aula, ad un corso di formazione per negozianti, quella tabella che troviamo nella colonna di destra della finestra dei risultati di ricerca. È quella che appare quando cerchiamo un'impresa digitandone il nome. Google ne crea una per ogni attività commerciale di cui è a conoscenza. Sono presenti l'indirizzo, il numero di telefono, una porzione della mappa presa da Google Maps che indica il territorio in cui è presente quell'attività e un'anteprima di Street View, quel sistema di esplorazione virtuale dei luoghi che forse già conosci. Spesso i dati nelle schede sono imprecisi, ma si può facilmente segnalare gli errori. Se sei titolare di un'impresa, io ti invito a fare questa prova. Digita in Google il nome della tua ditta e molto probabilmente vedrai quella scheda apparire davanti ai tuoi occhi. Puoi, e io ti consiglio di farlo al più presto, rivendicarne la proprietà, ovvero chiedere di diventare amministratore di quella tabella, aggiornare quindi più facilmente i tuoi dati e arricchirla di foto e informazioni aggiuntive. È sufficiente cliccare sulla voce «Sei il proprietario?» e poi seguire delle semplici procedure che ti vengono suggerite. Se non ti appare quella dicitura, evidentemente qualcun altro, legittimamente oppure no, ha preso possesso della scheda prima di te. Ma perché è importante prendere possesso della scheda? Perché quella tabella, lo potrai poi constatare osservando le statistiche dall'area di gestione che si chiama Google My Business, è molto utilizzata da chi cerca la tua attività. Scoprirai, ad esempio, che una buona parte delle telefonate che ricevi ogni giorno partono da utenti che da smartphone ti hanno rintracciato su Google, hanno trovato la tua scheda, hanno cliccato sul tuo numero di telefono facendo partire la chiamata. Altri invece hanno raggiunto la tua sede attivando la navigazione GPS proprio da lì, da quella scheda. Insomma,